Buonasera a tutti. Saluto le bandiere. È per me un piacere questa sera portare la testimonianza di quello che stiamo facendo al nostro Rotary, nel nostro club, il Club Manzoni di Lecco, su una problematica che interessa tutti noi e che abbiamo voluto trattare e che soprattutto siamo orgogliosi di trattare perché è trattata da giovani del territorio lecchese che mettono entusiasmo, amore e passione in questa attività su un problema che tocca tutti noi, quello delle vita, del valore della vita in assoluto. Oh Andrea, tu hai già 7 anni e non sei più una pre-persona. Non possono portarti via. Le pre-persone sono dei bambini che hanno dai 7 anni in giù e questi bambini non hanno ancora preso coscienza di sé, non hanno ancora preso la coscienza di vivere e di essere delle persone. Di conseguenza abbiamo fatto questo cortometraggio basato proprio sulle pre-persone, che sono bambini già nati, e c'è questa idea di aborto postnatale, non dal feto ma da un bambino già di qualche anno. Questa idea è un po' una provocazione, ma è reale perché ci sono degli studiosi che hanno buttato giù questa idea che si può abortire un bambino di 2 anni, di 3 anni. Questa sera abbiamo invitato a parlare di questo tema un giovane di Lecco che è il co-regista di questo cortometraggio che si chiama Le pre-persone, che mi piace risottolineare, è fatto da giovani nel territorio del Lecchese, dell'Alta Brianza, tutta gente ricca di volontariato, di spontaneità, che ha saputo mettere nel cortometraggio che hanno fatto l'entusiasmo, l'amore, la passione della gioventù, quella ricerca che deve insegnare qualcosa anche agli anziani. Questo film è nato tra i banchi di scuola mentre eravamo nell'università e io con Gabriele e Mattia ci siamo suddivisi il lavoro. È nato quando Gabriele aveva letto un racconto di Phil Dick e si è ispirato a questo racconto, intitolato proprio The Pre-Persons, nel quale veniva spiegata la medesima trama di questi bambini che potevano essere abortiti da 3 anni. Questo cortometraggio l'abbiamo realizzato in gran parte a Varese, io sono di Lecco, abito a Maggianico. Il cortometraggio è stato autoprodotto e finanziato da noi stessi, abbiamo prodotto con mezzi semiprofessionali da videoreflex o microfoni a basso budget e abbiamo coinvolto comunque questi ragazzi, queste persone, tutte queste persone credevano nel progetto, hanno letto la sceneggiatura e si sono messi in gioco per poter realizzare qualcosa di socialmente utile. Certo che è l'unica soluzione, non è che ci sono altre soluzioni, è l'unica soluzione in questo momento. Lascia che ti aiuti, che faccia qualcosa io. Dovevi farlo almeno 5 anni fa. La maggior parte di noi esseri umani non può ipotizzare che è più giusto uccidere un bambino di 3 anni perché la mamma magari è stanca di accudirlo, così come vedremo nel cortometraggio. È proprio un omicidio, non è un aborto postnatale.
Io sono un videomaker di Lecco e da anni comunque realizzo cortometraggi. Adesso sto lavorando a un documentario su Lecco e sulla provincia di Lecco, intitolato Lecco, una città a mille attimi. E questo documentario ha un risvolto naturalistico sportivo perché vuol far capire che la nostra provincia possiede tanti territori, possiede comunque la montagna, il lago e la città, nulla da invidiare a qualunque altra città al mondo.